Nuove convenzioni tra aziende e cooperative sociali. Di cosa si tratta? Beh, queste sono convenzioni importanti perché l'obiettivo è quello dell'inclusione. Noi sappiamo che c'è un tema delicato e non facile da perseguire, quello di includere ragazzi che hanno delle fragilità, che nel loro percorso di vita ci devono essere anche le esperienze lavorative. E in questo, se non c'è dialogo tra pubblico e privato, tutto si rende più complicato. Questa è una risposta per inserire, includere, coinvolgere il maggior numero di persone con questi tirocini, con questo coinvolgimento di esperienze lavorative, ma sono anche una risposta sociale perché banalmente è anche un aspetto che porta beneficio ad una comunità nel suo insieme e beneficio anche in termini economici sociali, oltre che a dare una risposta proprio di crescita, di coinvolgimento, di autostima e di opportunità per le persone. Nello stesso tempo bisogna avere anche una creatività per poter coinvolgere anche tenendo conto delle esperienze che possono esserci in queste persone, non si può sempre banalizzare mantenendo solo determinati profili, quindi è un bel punto di partenza. La strada è complessa, non è semplice, però è fondamentale per lo sviluppo e la crescita di un territorio e per l'inclusione di tante persone. Vi sono dei tirocini di inclusione, in cosa consistono? I tirocini di inclusione sono, diciamo, una forma relativamente nuova di tirocinio riservata a persone in situazione di, si chiama fragilità o comunque di emarginazione dal mercato del lavoro. E dal 2018 esiste una delibera regionale in base alla quale vengono promossi e sono diventati in questi anni uno dei principali strumenti con cui sia gli enti locali che sanitari che promuovono, diciamo, l'ingresso nel mercato del lavoro di persone che altrimenti ne sono escluse. Ecco. Questi tirocini possono avere una funzione proprio di reinserimento o talvolta anche solo riabilitativa, insomma, per persone che comunque all'interno di un contesto di lavoro trovano una dignità, anche un minimo, diciamo, di indennità economica, anche se è molto limitata comunque. Quali sono le tipologie di aziende che hanno aderito al progetto? Ma un po' di tutti i tipi. Noi adesso presenteremo dei dati, anche, diciamo, in parte sono cooperative, in parte sono enti pubblici, ma c'è anche una quota consistente di aziende private, di un po' di tutti i settori, dalla manifattura al commercio, al turismo, ai servizi. È importante che l'inclusione sociale diventi parte proprio anche della strategia di qualsiasi azienda, non solo per una questione di immagine, ma proprio per una questione anche di qualità del lavoro, di piacevolezza anche di stare al lavoro.